Per gli amanti delle cose d'altri tempi, Padova e provincia propongono molti mercatini, occasioni per comprare a prezzi convenienti oggetti originali, antichi, in buono stato. Ogni terza domenica del mese si svolge in Prato della Valle a Padova il mercatino dell'antiquariato, che diventa un modo per scoprire ciò che nella nostra vita quotidiana è scomparso, per ritornare indietro nel tempo e scoprire gli oggetti che usavano i nostri nonni. Sono un'ambasciata sull'arte africana, sono qua per vendere i pezzi africani, allora sono tutti i pezzi che vengono da per tutta l'Africa, misto, Congo, Ghana, Costa d'Avorio, Nigeria, un po' dappertutto. Allora ogni terza domenica siamo qua al mercatino di Padova, lavoriamo con i nostri clienti collezionisti. Pietre tratti prevalentemente? Ma io ho trovato un po' tutte le pietre, a parte quelle preziose, tanto preziose, con una roba media, insomma. Per esempio quelle quali per pietre? Per il pubblico, ma ci sono degli opali, delle pietre da collezione in cristallo, soprattutto di acque marine, di tormalina, pietre così, insomma, da soddisfare quelle collezioni, diciamo, alla portata della gente, ecco, non fuori misura, perché poi cominciano a costare parecchio. L'associazione Tango Studio, diretta da Luciano Sottovia e Caterina Santinello, ha presentato domenica 18 dicembre presso la Sala Polivalente San Carlo Recuerdo, uno spettacolo di musica e danza nato dai laboratori tecnico-artistici sulla cultura tanghera, un progetto didattico-ricreativo che spazia tra musica, danza e arti visive. La scuola è nata nel 99, quindi è una scuola che risale, penso, un po' al secolo scorso. Possiamo dire, insomma, che siamo un po' i pionieri del tango argentino nella città di Padova, insieme con altre scuole che sono state proprio i gruppi principali che hanno iniziato proprio la divulgazione di questa cultura, che è una cultura affascinante, ma soprattutto ci riguarda da vicino, perché il tango argentino ha tantissimi ingredienti che provengono proprio dall'Italia, dal nostro paese. E a un certo punto del nostro lavoro didattico ci è venuta l'idea di provare a coinvolgere i ragazzi, gli allievi, non più solamente nelle lezioni, nell'apprendere dei passi, nell'apprendere delle nozioni didattiche, ma nel farli lavorare con il loro bagaglio, con tutto quello che avevano imparato, per vedere che cosa siamo riusciti a comunicare e se siamo riusciti veramente così a far nascere dentro di loro la passione per il tango e una piccola scintilla creativa. E tutto il lavoro che avete visto nello spettacolo Recuerdo, che abbiamo messo in scena questa sera, è proprio il risultato di questo esperimento che mi sembra che sia riuscito. Adesso, al di là della qualità, della professionalità, perché tutti hanno tantissimo da imparare, però l'elemento principale è il fatto che i ragazzi davvero si sono espressi con i loro mezzi e con la loro creatività, con il cuore e con l'anima, rendendo molto diverso e molto stimolante il lavoro degli insegnanti, che sono rimasti quasi quasi a guardare e quasi quasi sorpresi della quantità e della qualità dei risultati. I itinerari
l'itinerario di oggi prevedeva una visita al museo archeologico in quanto ricchissimo di opere riferibili al periodo romano. Abbiamo visitato la parte prettamente romana, soprattutto quella, l'area dedicata alla Via Annia, questa strada che è stata riconosciuta in alcuni tratti della città e che sono state anche poi riportate in museo. La Via Annia è una via antichissima, di incerta datazione, comunque sicuramente il secondo secolo avanti Cristo, che passava per Padova, centro la Patavium romana, centro importantissimo in epoca romana, nata all'interno dell'anse contro ansa del fiume Medoacus, dove esisteva il porto fluviale tra i più importanti e dove ancora oggi insiste un ponte romano a tre arcate quasi completamente visibile. Siamo poi venuti nel sotterranei del Palazzo della Ragione perché in questo palazzo medievale, costruito nel 1218, vi sono dei reperti archeologici importantissimi, sia di epoca medievale, case torri, resti di case torri, perché è stato costruito su dei resti di case torri, sia sono stati ritrovati i resti di una domus romana a circa 3 metri di profondità, abbiamo visto il mosaico e addirittura sono stati ritrovati reperti paleoromani, per cui si capisce proprio la stratificazione che la città ha avuto. Quella che vediamo noi oggi ovviamente è soltanto la parte che riaffiora, sotto c'è tutto un altro mondo. Prendi una coda, tira. Tira, tira. No, no. Oh, il dito! No, no, non ti ho chiesto a te, non ti ho chiesto a te. Allontanatevi, allontanatevi. Prendi... È stata dura, perché questi bambini solo aspettano i regali, purtroppo sono troppo materialisti questi bambini, non pensano in divertirsi. Un po' facendo corsi o un po' soprattutto nella strada, la strada è la migliore scuola che c'è. Sì, sì. Ecco. Un applauso, grazie! Perché la gente ha bisogno anche di immedesimarsi su quello che conosce, altrimenti si sente un po' spaesata. Allora è bene miscelare, fare un mixaggio fra sì, ok, quello che faccio io, però anche quello che la gente ama ascoltare. Come ti trovi qui in centro in questo periodo natalizio? È bello, dai, qui a Padova c'è il periodo, c'è clima di festa e io mi diverto.